11 a 10 le pare. Non siamo noi sotto. Si riprende a giocare alla palestra Borgo Rosselli per il secondo tempo dell'incontro San Giorgese Vittoria Fermo. Subito a canestro la Sangio con Conda Matteo, mentre Fermo subisce un fallo, rimessa fermana. Al tiro numero 6 Cingolani, sbaglia, rimbalzo del varesino Antonini. Sfortunato in questo tiro Valerio Antonini, recupera palla la San Giorgese. Ancora Antonini per Luciani, Matteucci, ancora Luciani per Menghini che va al tiro e sbaglia, rimbalzo in attacco di Luciani, scarica per Matteucci che a sua volta la dà Antonini, Conda Matteo in entrata, sbaglia questa volta, riprende il rimbalzo, sbaglia di nuovo, rimbalzo del numero 15 Venditti. Fermo in attacco con Venditti dalla lunetta, tira, sbaglia, rimbalzo di Menghini. Punteggio 27 San Giorgese. Fermo, perde palla Luciani. Realizza una bella penetrazione Cardarelli, recupera il numero 9 Mancini, una palla rimessa dalla San Giorgese, ancora un fallo fischiato al numero 15 Massimo Menghini. Secondo fallo. Realizza il primo tiro libero Venditti ed anche il secondo. Incontro ancora in bilico, dove vediamo una San Giorgese poco reattiva in qualche frangente, ma anche per opera di Fermo che sta imbastendo una forte pressione. Quando Matteo sbaglia per la San Giorgese, Fermo all'attacco con Venditti, Santini al tiro da tre punti che realizza e porta i suoi in vantaggio. 29 in questo momento Fermo, 27 San Giorgese 2000. Venditti cerca di contrastare Antonini, ma gli viene fischiato un fallo, terzo fallo per Venditti. Rimessa bianca con Conda Matteo. Luciani. Antonini per Matteucci che sbaglia di nuovo. Ancora una rimessa fermana, sfortunato anche Matteucci in questo tiro. Momento poco lucido della
squadra locale, mentre Fermo sta recuperando palloni su palloni. In questo momento tira Cardarelli che sbaglia, ancora un rimbalzo dei Fermani con Di Chiara, Venditti al tiro, sbaglia di nuovo Menghini al rimbalzo e si riprende con un attacco sangiorgese. Vediamo Antonini al tiro, sbaglia pure lui, recupera palla Conda che provoca un contropiede Fermano con finalizzazione di Cardarelli. Sangiorgese in panne in questo momento. Fallo fischiato al numero 11 di Chiara. Secondo fallo per lui. E cambio per la Sangiorgese. Matteucci esce numero 12 per numero 11 Menconi. Antonini dalla lunetta cerca di penetrare, scarica per Luciani che subisce non si è capito che cosa hanno fischiato gli arbitri, comunque rimessa a Sangiorgese. Ancora Sangiorgese, fallo del numero 11 di Chiara. Sbaglia Menconi da tre punti. Cerca di recuperare palla con Don Matteo ma non riesce a trattenere la palla. Cardarelli per Santini, per Fermo Basket che perde palla per opera di Antonini. Sbaglia ancora Menconi, un facile canestro e però Fermo recupera palla ma infrazione della linea di fondo toccata dal difensore che provoca un cambiamento di rimessa. Vediamo ragazzi un po' appannati. Ancora Luciani dal tiro che non riesce a finalizzare. Ancora Fermo l'attacco con il numero 13 Moschini che sbaglia ma riprende Venditti che realizza. Massimo vantaggio Fermano di 6 punti, 33 Fermo, 27 Sangiorgese. Dopo questo minuto di sospensione si riprende a giocare con la Sangiorgese in attacco con Don Matteo per Antonini che realizza 2 punti per la sua squadra. Fermo con il numero 13
Moschini, Cardarelli, Santini, Venditti, va al tiro, sbaglia, rimbalzo di Antonini. Tiro di Menghini che non riesce a realizzare, ma di nuovo uno sbaglio, una serie di sbagli sotto canestro, e in questo momento vediamo Fortunato con Matteo su un rimbalzo che cade male e sicuramente, speriamo di no, un infortunio alla caviglia. Vediamo uscire sofferente Conda Matteo, non è un giocatore che faccia tante finte, comunque speriamo che questa volta sia vero una finta fatta da lui, ma ci credo poco. Punteggio bassissimo per questo incontro tra San Giorgese e Fermo, che vediamo molto, molte imprecisioni da ambedue le squadre. In questo momento prevale Fermo con qualche punto in più, ma non è una grossa partita quella di questa sera, partita magari dovuta anche al derby tra le due squadre che bene o male si conoscono tutti, quindi tutti vogliono fare una bella figura, ma non si riesce ancora a imbastire una trama di gioco piacevole a vedersi. Dispiace sottolineare la mancanza di attrezzatura qui alla palestra Borgo Rosselli, però è da far presente che non vorrei fare polemica con nessuno, ma bisognerebbe avere un'attrezzatura adeguata per una partita importante di campionato. Tocca asciugare il campo addirittura con le maglie dei giocatori. Adesso non so di chi sia la colpa, perché, come ripeto, non voglio fare polemica, però è agli occhi di tutti quello che stiamo facendo in palestra. Mancano 3 minuti e 41 secondi al termine del terzo quarto, dove la San Giorgese sta soccombendo di 4 punti punto dalla vittoria a Fermo nel turno casalingo. Yes.
accendere la maglia. Sandini al tiro che sbaglia, rimbalzo di Luggiani su tocco di Antonini, Luggiani in attacco per la Sangiorgese, Antonini entra in area per scarica per Luggiani, ancora una nuova entrata per Luggiani, tiro di Menconi che sbaglia e niente, stasera una Sangiorgese ancora opaca dopo le feste. Fallo assegnato al numero 11 Menconi. Purtroppo si è infortunato con Matteo per la Sangiorgese che è stato sostituito da Rossi in questo momento in campo. Ancora Sangiorgese per ridurre lo svantaggio che la vede soccombere di 4 punti in questo momento. Menconi. Luciani al tiro. Ancora rimbalzo di Rossi che recupera palla, Antonini che realizza e dà una sterzata forse alla Sangiorgese, subisce anche fallo. Un tiro supplementare per Antonini. Che realizza, ridotto lo svantaggio in questo momento a 2 minuti dal termine del terzo quarto. Un punto che separa la Sangiorgese da Fermo. Cerca di recuperare Rossi su un passaggio di Fermo Basket, ma gli arbitri dicono che ancora giallo-blu la rimessa. Al tiro il numero 9, Mancini che sbaglia, ma recupera palla ancora Fermo come un Santini. Assist di Mancini per il numero 13 Moschini che subisce anche il fallo di Antonini. Secondo fallo di Antonini. 2 tiri liberi per Alessio Moschini che realizza il primo. Ed anche il secondo. 35 Fermo, 32 Sangio. Rossi per Luciani. Luciani per Menconi. Studia un attacco con Luciani ancora, tira, sbaglia. Gli arbitri assegnano una rimessa della Sangiorgese. Time out chiesto dal coach Mari Longo a 1 minuto e 7 secondi
dalla conclusione del terzo periodo. Antonini per Luciani, sbaglia passaggio Luciani, fallo di Rossi. Primo fallo di Rossi e due tiri liberi per il numero 9 Mancini. Realizza il primo tiro libero Federico Mancini. Ed anche il secondo. 5 punti avanti, fermo. Sbaglia Antonini, ma non riescono a riprendere un rimbalzo i fermani. Sangiorgese in attacco con Antonini per Matteucci. Non riesce il passaggio per opera di Santini che intercetta. Santini per Camarri, per Mancini ancora. Mancini per Santini. Al tiro numero 6 Cingolani che sbaglia rimbalzo di Matteucci. 15 secondi per l'ultima azione del terzo periodo. Fallo del numero 10 Santini su Luciani. Secondo fallo, due tiri liberi per Luciani. Realizza il primo tiro libero Luciani. Ed anche il secondo, 4 secondi per l'ultima azione, 3, 2. Termina con uno sbaglio di Santini, finale. Il punteggio del terzo periodo vede ancora fermo in vantaggio di 3 punti sulla Sangiorgese, 37 a 34.